Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta, nuovo episodio di questa serie di Imperium Universalis. Torno dopo più di un mese a registrare e a pubblicare e non ricordo assolutamente nulla, ho visto solo gli ultimi secondi dell'ultimo episodio che ho pubblicato ed ero in guerra contro Sparta, o comunque contro i greci, gli ellenici. E sinceramente sto ancora su una versione vecchia ormai del gioco, la 1.22. In questo momento c'è la 1.24 e si parla già della 1.25 ed anche la mod è un po' vecchiotta, quindi insomma facciamo quel che si può per fare un po' il punto della situazione anche per me stesso, per chi insomma da un po' di tempo non mi stava seguendo. Giustamente ho preso, diciamo, più o meno fino al Vallo d'Adriano, un po' sopra la penisola britannica. Mancherebbe questo pezzetto, la musica del gioco mi sta sfondando le orecchie, spero per voi non sia la stessa cosa. E ho preso la Gallia, manca qualche pezzo anche qui. La penisola iberica invece è ancora per lo più intatta, abbiamo tolto qualcosina ai cartaginesi che adesso sono solo qui, se non vado errato, quindi hanno solo l'isola di Palma, Palma Maiorca e Palma Minorca, quello che sia, e quindi non lo so cosa fare e a chi andare a rompere le scatole. Vediamo un po' la mappa, se la trovo, quella della coalizione, così da capire in che direzione possiamo rompere le balle in questo momento. Sicuramente non qui, non proprio qui, forse, dico forse, da nessuna parte praticamente. Vabbè, alla fine sfonderemo tutto, magari sfondiamo un po' qui, andiamo a trovare i germanici o forse proprio la parte africana, che ho sempre un po' glissato in questa campagna. Vediamo un po' chi c'è. Mediolanum, Eve, Power Rose. Non so se sto costruendo a Milano una strada pavimentata, sembrerebbe di sì, se finirà a Natale insomma di quest'anno. E ho sbloccato un missionario in più, ho un bonus su le tasse ed ho un bonus sui combattenti. E non so, sì, sicuramente serve il religioso in più a quanto pare. Qui ho praticamente il meglio che posso fare per le idee. Sto a 416 e ce ne vorrà ancora per sbloccare qualcosa. E quindi praticamente non resta che togliere la pausa, far passare un po' di tempo. Vediamo un po' nel frattempo se ho dei vassalli che posso cominciare a tirare dentro. Sono tutti vassalli autonomi, quindi make alpha autonomous. Qui tutti che vogliono passare, facciamo una cosa, facciamo passare tutti. E chi se ne frega. Metto la pausa un attimo. Sì, scannatevi tra voi. Dai. Forza. Ok. Ok, belle guerre ci sono lì. Ok, quindi questo probabilmente adesso potremmo già integrarlo. Alpha Tone non autonomous, c'è il doppio passaggio. Dimenticavo, adesso lo annettiamo. Ci odia meno 200. 19 settembre è vicino, è che vogliono passare tutti per le nostre terre. Chi ci pigliamo? Ah, il nostro console, vediamo un po' come fatto, un 533 che non sarebbe male, se ce lo teniamo pigliamo 100 punti amministrativi. Siamo un po' scannati in verità, perdiamo un po' di Republic Tradition ma non è un vero problema. Mi sa che ci teniamo questo, ce lo teniamo. Ok, possiamo convertire un'altra regione. Ho messo ad annettere questo, perfetto. Passiamo al secondo. Lo facciamo mezzo autonomo. Non autonomo, e ce lo tiriamo dentro. Anche questo. È abbastanza veloce pure, vedo, questa annessione. Ovviamente è piccolino come vassallo. Ok, torniamo da questi. Non autonomo. Conversione riuscita, c'è un'altra conversione da poter fare.
Ho costruito la strada, forse c'è un'altra missione da prendere. Dai. Mettiamo questo il 17 gennaio, aspettiamo un attimo. Potremmo già salire pure di tecnologie di tipo militare, scommetto. Vediamo un attimo. Una cosa per volta. Perdo soldi, sì, tanto ci stanno. Ok, prossima missione, costruire strade oppure rimuovere gli epidi from the map o comunque conquer duro catalanum. Allora, vediamo un po' gli epidi. Dov'è che stanno? Che mi dai se sfondo questi? Prestige, è già al massimo. Conquistare queste invece mi dai manpower recovery speed, che non sarebbe male, eh? Anche se credo che già ce l'abbiamo al massimo. Early prestige. Duro Catalaunum. Dove diavolo sei? E qui. Questi pure sarebbero da fare. Oppure costruire una strada che ci dà base production. Ma sì, dai, facciamo una strada, facciamo i bravi per un po'. Roda Nusia. Quindi prendiamo questo, costruiamo una strada. Penso che sia una gravel roads, giusto? Sì, una gravel roads. Possiamo convertire qualcun altro, lo mettiamo a convertire, potevamo annettere questo, lo stiamo già annettendo. E va bene, quindi togliamo la pausa, alziamo un po' la velocità. Non ho messo il timer, spero di ricordarmi di non fare una puntata da un milione di anni. Nice, ok, molto nice. Ok, a livello di tumulti o problemini qua su Sparta, forse, sembrerebbe di no. A quanto pare bastano le truppe, vediamo un po', il resto è zero. Good, good. Ok, posso salire a livello militare, ma ho un più un 35%, quindi per il momento non spenderei punti così. Magari li posso spendere, se non ricordo male, sì, militare per far salire un po' la tradizione. Aia. E aia. Non ho nessuno che si vuole ribellare. Idee. Non è che stavo facendo. Ah, potevo prendere idee. Che miseria. Ah no, non posso. Ok, meglio così. Non ho dibattiti in senato. Ok, vediamo un po'. Start debate. Republic tradition. Non sarebbe male aumentarla. Anche National Rest meno 3 non sarebbe male. Ma aumentiamo le Public Tradition perché è sempre una cosa comoda. Allora, ok. Bribing Public Tradition ancora ne posso perdere un po'. Qualche bribe che posso fare, un po' di soldi qui e lì, perfetto, fatto, fatto. Ok, adesso comincerò a prendere tradizione repubblicana. Posso aggiungere state, ma sinceramente credo che insomma quelli seri li abbiamo già fatti. E vediamo un po' a livello culturale, c'era qualcosa che potevo inventarmi. Ok, 530144435. Beh, 435 va bene. Sto facendo conversioni, ovviamente. Perdo 5 Republic Tradition. Allora, vediamo un po'. Forse dovrei cominciare a convertire gente perché. Però non è che ho tutti questi punti diplomatici. Ahia, sono a 32. Ora guadagno 4,44 l'anno. Non deve essere un problema. Diamo una delegazione. Oh, qualcuno che ci entra in coalizione contro. Potrei far diventare una monarchia oligarchica. Se facessi
facessi arrivare la tradizione a zero, come qualcuno effettivamente faceva notare, magari dovremmo smetterla di essere una repubblica e puntare a diventare un impero. Potrebbe aver senso, magari ditemelo un po' voi nei commenti. Io di solito cerco sempre di giocare per bene, a sfruttare, poi insomma la repubblica come tipologia di governo non è nulla male. Qua abbiamo delle conversioni varie ed eventuali. Ok, anche delle conversioni religiose a quanto pare. Abbiamo altri casus belli che entrano. Forse è il caso di annettere anche codesto amico. Potremmo ancora salire di nuovo a livello militare, ma ce ne vuol di tempo. Ne abbiamo convertita un'altra. Dov'è che erano le conversioni? Sì, culturali sono qua. Alcune si stanno convertendo, vedete. Ma queste ormai sono accettate, quindi non avrebbe senso convertirle. E queste sono in rosso. Vabbè, se avrò molti punti, vedrò. 3-4-4 è quello più equilibrato, quindi andiamo avanti così. Potrei costruire tanta di quella roba. Vediamo se c'è qualcosa che potrebbe aver senso. Local power, institution spread. Questo non sarebbe male. Questo farebbe aumentare la diffusione delle istituzioni. Poi non è praticamente quasi per nulla costruibile. Vabbè, facciamo così nei punti dove costerà meno. Spendiamo un po' di soldi. Ho un disastro a quanto pare imminente. Vediamo un po'. Facciamo le Olimpiadi a quanto pare. Ok, ci possiamo fermare intorno ai 2000 ducati per evitare eventi nefasti. Ok, oh no, ok. Sono finite le tregue adesso. Ok, vediamo i disastri. Civil War. Ferma un attimo. Allora, Civil War. Republic Decrease at least 50. Ok, e abbiamo... Vabbè, ferma. L'altra è Secesso Plebio. La plebe ha più di 30 di influenza. Interessante. Vogliono più di 30 di influenza. Sono succede un casino. Quindi gli dobbiamo dare dei territori a quanto pare. Che miseria. Questa è l'influenza, no? Sì. Che gli posso dare a questi, mo? Vabbè, gli do cose a casa, tanto alla fine non è che cambi molto. Sinceramente, ormai siamo un impero così grande che possiamo anche non gestire. Io, sapete che non sono mai stato un amante della microgestione, non come il nostro amico Gelloz, che è veramente encomiabile la pazienza che ha di andare a gestire queste cose, ma io non gliela faccio. Questo dovrebbe far rientrare il problema. Quindi fermo. L'altra rientrerà da sola appena avrò 50 di cosa. Ok, e dovrebbe succedere in un paio d'anni, quindi in sostanza non ci dovrebbe essere grosse difficoltà. Qui ormai fra 3 anni posso salire tranquillamente di tutto. Ok, avevamo questo da non autonomous. Send in mani e prendiamo soldi, va bene. Ok, annettiamo anche quest'altro vassallo. Continuiamo a prendere soldi. Questo tutte le cose che abbiamo messo a costruire. Succede sempre così. Ah, ma le navi in tutto ciò stanno facendo qualcosa, perché poi sicuramente l'avrò dimenticato. No, ci stanno. Qui ho delle navi. Ok.
Dove sono le... Stanno qui. Ok. Mandiamo le navi sfuse da queste parti. Dai. Quattro, cinque. Ah, posso migliorare tutte le navi. Sapete che faccio? Io vedrò di recuperare un attimino tutte le navi e poi le rimanderei. Allora, mandiamole a Roma, che sicuramente credo che ad Ostia qui avrò a suo tempo migliorato il porto, spero. E se non l'ho fatto, dormo. Rimandiamole tutte qua, miglioriamole tutte a sto punto, perché se no ci troviamo in qualche guerra navale e le prendiamo, nonostante abbiamo un numero enorme di navi. Questo mi farà male a livello economico, ma vabbè. Facciamo ogni tanto queste gestioni. Okay. Chi manca? Queste 13. Togliamo pure la pausa. Perdo 3 di Republic Tradition? Eh sì, purtroppo sì. A questo punto annego un po' di punti per farla salire. Vediamo se la porto sopra i 50, così ci leviamo tutti i problemi. Eccoci qua. Sono arrivate tutte, a quanto pare devo spendere 111, quindi erano tutte abbastanza moderne. Poi prendiamo solo le navi commerciali. Ok, sembra che solo una sia un po' rotta. Prendo un po' di soldi e vabbè. Quindi abbiamo finito un'altra missione. Ora, vediamo un po' a livello commerciale. Qui ci stanno un bel po' di nodi, quindi quando ne facciamo? Noi stiamo collezionando da qui, credo. No, stiamo spostando. Da dove stiamo collezionando, scusate? Wait, one second. Ah, lo spostiamo qui, credo che lo stiamo prendendo da qui. Però abbiamo già tutto il potere qua. Quindi, vabbè, facciamo 4 convogli e chi si è visto si è visto. Le mandiamo a Protect Trade, vediamo un po'. Trade power. Ok. Ok. Centro Mediterraneo mi sa che non serve a una mazza, perché... Ma manco Nord e Mediterraneo di fatto, quindi... Allora, probabilmente... qui ci sarebbe da prendere. E già lo sto facendo, quindi questo è Central Mediterranean. Ok, qui sì, ha senso. Anche l'Atlantico non ha molto senso. Qui che c'è? Southern. Ok. Qui Nilo, che è un ordine di nome, va. Nilo, perfetto. Io manderei pure l'altra a Nilo, così. Aspettate un attimo. Ok. Quindi Nilo. Poi prenderei queste e le manderei a Hunt Pirates, qui, e l'altra, Hunt Pirates, qui, sì, almeno
Rompiamo un po' di scatole. Ok, costruiamo sempre strade per il momento. Pistrizzino Rodanusia. Sì, grazie. Dov'è Rodanusia? Eccola qua. Costruiamo strade in Rodanusia. Non possiamo. Ah, Rozza, possiamo. C'è da convertire gente. Ok, l'anno prossimo possiamo salire senza grosse difficoltà. Quindi tra 3 mesi, a quanto pare. Cinque, quattro, due. Altre conversioni. Potremmo prendere una divinità, vediamo un po'. Mountry Autonomy Change. L'autonomia. Ok. Qui posso abbassarla. Qui posso, qui posso, qui posso. Qui posso, qui posso, qui posso. Comunque abbassare l'autonomia in maniera costante non sarebbe un brutto bonus da averci, visto che ne abbiamo un bel po' che stanno a valori altissimi. Quindi abbassiamo l'autonomia. C'è gente che entra a caso così nelle coalizioni. Ora, vediamo un po' se ci sono altri greci che si farebbero pappare in maniera senza grosse difficoltà. Non credo che questo diventi un nostro tributario, infatti. Oltraggiata, ok, se non c'è nessuno di questi che, come diceva qualcuno, usa l'interfaccia, giustamente. Non ricordo in quali episodi e in quante volte mi sia stato detto. C'ho questa interfaccia, posso, no, c'è Offer Alliances, non riesco ad avere qualcuno che dice vuol diventare tributario. Qualcuno esce. Establish tributari, eccolo qua. Vassalization nessuno. Ok, però establish tributari ci stanno. Marco Manni addirittura. Oh, 444, così non si piglia collera a nessuno. Sono sempre terzo. A livello punti non riesco. Gloria a Roma, sì, grande. Allora, Marchio Manni, via. Beh, fate come vi pare. Ligantes, conferma. Tarbelli, conferma. Atrebates, conferma. Guarda quanti. So quanti ne posso avere io. Un attimo solo, vediamo qual è il mio limite. Un terremoto. La marea. Ne posso avere 17. Dove che stanno? Il problema è tirarseli dentro tutti questi, eh. Morini. Dai. Sono aumentate le nazioni. Però così, insomma, mi sto allargando un po' a caso. Questi poi così mi pagano tutti praticamente. Sottributari mi danno soldi, quindi l'economia arriverebbe alle stelle con un po' di pazienza, eh? Gellaz sarebbe fiero di me. L'economia arriverebbe alle stelle. Ma quanto tempo è che registro? Ecco, 25 minuti. Diciamo che. Ok, arrivo a 514 432, fa schifo, ma non voglio perdere Republic Tradition, voglio recuperarla un po'. Arriviamo a 90 qui e ci fermiamo per il momento.
e ci vediamo nel prossimo episodio. Con questo è tutto, grazie e alla prossima, ciao ragazzi.